Assolutamente sì, facciamo una full face con tutti i prodotti che ho comprato in America da Sephora. Come primissima cosa ovviamente andiamo con il primer, questo qui di Refine. L'applicatore mi piace tantissimo e questo primer dovrebbe appunto illuminare e andare anche a scolpire. Mi ricorda tantissimo il roller per la skincare. Rimane leggermente appiccicoso sul viso, il che dovrebbe essere positivo perché così il fondotinta si aggrappa bene. Passiamo adesso al fondotinta, questo qui è di House Labs, ovvero del brand di makeup di Lady Gaga. Ho fatto shade matching con la commessa, quindi spero che la colorazione sia giusta, è un po' chiaro. E come vedete la formula è super super liquida. Rimane leggerissimo sulla pelle, cioè vi giuro sembra che non ci sia nulla. Però va comunque ad uniformare molto bene. Ok ragazzi, l'effetto è veramente strepitoso. Visto che da Sephora non ho acquistato correttori, voglio provare questo qui di LA Girl. Guardate che carino l'applicatore fatto a forma di pennellino. Eccolo. La consistenza mi ricorda molto quello di Essence, che tra l'altro mi era piaciuto tantissimo, questo qui. Si sfuma da Dio e la coprenza è altissima. Se andate in America acquistatelo a low cost. Adesso finalmente passiamo al blush. Ho sia questo qui di Patrick che quello di Make Up by Mario. Oggi però voglio utilizzare Shiseido Doll di Patrick. A parte che non è un packaging, cioè questo è un gioiello. Andiamo subito con la parte in crema. Ok, penso di aver trovato il blush della mia vita. Cioè guardate quanto è sottile, quanto si costruisce. Il colore, raga. Già così è perfetto, però aggiungo anche la parte in polvere. Guardate quanto è pigmentato. E ciaone, cioè ciaone proprio. Non ho assolutamente nient'altro da dire. Pazzesco. Visto che non ho acquistato una terra, vado con questa qui di Giorgio Armani. E adesso finalmente passiamo agli occhi. Utilizziamo uno di questi due ombretti in gel, che sono tipo i migliori che io abbia mai provato in tutta la mia vita. In particolare oggi vorrei andare con quello azzurro. Pronti? No raga, non stanno pronti. Aiuto! Ho aggiunto un po' di bronzer sulle palpebre. Adesso prelevo un po' di glitter e li applico con l'unghia. No raga, io mi chiedo come faccia ad esistere una cosa del genere. Cioè sembra che io mi sia messa gli Swarovski sugli occhi e gli ho messo una puntina. E adesso che ho incipriato il tutto e aggiunto il mascara, andiamo con le labbra. Matita di Refine, colorazione top. È il nude più perfetto che abbia mai provato. E sopra ci andiamo con il Plumping Lip Serum di Make Up by Mario, che è la fine del mondo. L'effetto è wow e non si capisce come faccia a durare 150 anni. Fisso il tutto con il setting spray di Givenchy Beauty. Questo qui, amiche, è il risultato. Ovviamente per quanto riguarda la durata dei prodotti vi aggiorno su tutto stasera su IG. Fatemi sapere se vi piace, vi aspetto lì.